Che spettacolo questa poker room del Perla gremita di giocatori, Emanuel, davvero impressionante. 162 gli entries del Day 1B, 88 i left in questa giornata che è appena conclusa. È davvero emozionante vedere i tavoli praticamente quasi tutti al completo quando siamo al primo livello di gioco del Day 1C, quindi è ancora tutto da vedere. Esatto Romina, come dicevi, primo livello di gioco, al momento in questo Day 1C ci sono 75 players ancora in gioco, già 5 giocatori sono stati eliminati. Io direi che questa quarta tappa dell'Italian Series of Poker è andata veramente alla grande, ma sentiamo le parole del chip leader del Day 1B. Si è concluso anche questo Day 1B di Grande Poker. Andrea, 162 players oggi e tu sei il chip leader. Sono un po' emozionato, comunque abbiamo giocato bene, la carta ha girato, vediamo domani. Però comunque io so che non solo le carte hanno girato bene, ma c'è stato anche un po' del tuo per essere arrivato comunque a oltre 300.000 chips appunto oggi. Ho cercato di giocare solo in posizione. Sono un po' emozionato, scusatemi. Ma... Sei emozionato, lo sarai ancora di più quando Romina ovviamente ti farà alcune domande. La splendida Romina, Romina ti passa il microfono. Oddio, splendida, quest'ora è veramente, insomma, sulla fiducia, va bene. Avrei tante domande, però dato che è emozionato facciamo vedere qualcuna semplice. Sei giovanissimo, quindi ti chiedo come hai iniziato a giocare a poker, dove giochi solitamente a poker? E il circolo dove gioco ogni giorno, il circolo one time, ma siamo pure primi in classifica oltretutto. E niente, come si fa a chiudere al doppio dell'average di una giornata? Cioè qual è la, diciamo, la solo fortuna oppure qualche colpo che insomma sei riuscito a giostrarti bene? Non... Fortuna no, se no insomma, però fattore C comunque serve a questo gioco. La mano più bella che hai giocato? La mano più bella che ho giocato, giocate troppe, non mi ricordo. Sasso, l'hai vista in questa giornata? Sì, mo, l'ultime tre mani. Ti hanno fatto raddoppiare? No, tutti fold. Tutti fold, vabbè, insomma, non è stata fortuna. Il ragazzo è bravo, promette bene, Emanuele, che diciamo, insomma, in bocca al lupo, chiaramente. Il nostro in bocca al lupo, ricordiamolo, l'appuntamento è per il Day 2, domenica alle ore 14.